Buonasera, benvenuti a questo incontro. Vorrei innanzitutto in apertura esprimere la gratitudine del Centro Culturale per la grande collaborazione avuta dal Comune di Milano, che ha dato il là all'uso di questa sala. Il Palazzo Reale non è proprio un luogo consueto. D'altra parte è evidente a tutti voi che il livello dei relatori giustifica una tale scelta di prestigio, anche se questa sera il tema di fondo è la presentazione di un libro che sta avendo un notevole successo per quanto riguarda un saggio, soprattutto consente di affrontare tematiche che rappresentano tutt'oggi dei nervi scoperti nella convivenza civile in un ordinamento, l'eterno rapporto tra giustizia e diritto, tra ius e legge, conflitto mai risolto. Ricordo soltanto che un'osservazione di un grande sociologo del diritto, professor Hart, che dice che non c'è nessuna disciplina tra tutte quelle dello scibile umano che continui così insistentemente a riflettere, adesso uso una parola difficile, sul suo statuto epistemologico, cioè sul senso profondo della disciplina medesima. Non la chimica, non le scienze dure, come diciamo, ma neanche la letteratura, la musica, l'arte. Il diritto sì, lui parla di persistente questione, domanda persistente. Ecco, per affrontare questo tema, che anche qui il positivismo sembrava aver definitivamente chiuso, io penso al titolo Giustizia e mito, mi è venuto spontaneamente alla mente la definizione di Kelsen, che in un suo famoso passaggio dice la giustizia è romantico. Kelsen probabilmente metterebbe l'accento invece che lasciare la congiunzione. Ecco, tante certezze del positivismo moderno, che pure ha anche indubbi meriti, sono state spazzate via dalla tragedia di leggi ingiuste. Pensiamo all'orrore delle leggi formalmente leggi, ma leggi profondamente, uso l'espressione di Radbruch, profondamente ingiuste. Il tema della ingiustizia delle leggi, non ci si può attenere nel legislativo e nella giurisprudenza esclusivamente a criteri formali, a criteri di maggioranza o alle semplici procedure. La scelta è quella di affrontare questa tematica sempre viva, sempre attuale, sempre ricca di conflitti, andando alle radici non solo della civiltà giuridica occidentale, ma della civiltà occidentale tout court. Siamo nel secolo d'oro, nella Atene di Pericle, il massimo fiorire dell'ordinamento democratico, prendiamo in esame due grandi tragedie dello stesso autore, Sofocle, una che ha occupato da sempre non solo
i letterati, i filologi, i filosofi, il teatro, ma anche i giuristi. L'Antigone è un classico. L'altra, meno nota come approccio giuridico, l'Edipo Re. Si cimentano in questa impresa, che è un andare e venire tra un passato molto molto lontano e temi che però sentiamo tutti ancora ben presenti, ben attuali nel nostro vissuto quotidiano. Marta Cartabia, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università Statale Milano 2 Bicocca e attualmente vicepresidente della Corte Costituzionale, e Luciano Violante, già professore di diritto e di procedura penale, poi magistrato, presidente della Camera e attualmente presidente della Fondazione Italia Decide. Io vorrei lasciar loro la parola innanzitutto con una domanda che può sembrare persino scontata. Loro hanno già risposto nell'introduzione del volume. Che cosa spinge due protagonisti della vita civile del paese, due giuristi di livello, a cimentarsi per far emergere la tematica dell'eterno rapporto, dell'eterno conflitto legge-diritto con due tragedie di 2500 anni fa? Non so chi vuole cominciare, forse. Volentieri, grazie Don Pino. Adesso va meglio. Grazie per questa ricca introduzione e per la domanda che ci hai posto, perché una delle cose più belle da raccontare di questo libro, prima ancora che discuterne i contenuti, è raccontare la storia, perché è un libro che letteralmente è nato da un incontro e ha provocato un incontro. Non è un libro che abbiamo progettato, ci conoscevamo di vista quando il cantiere si è aperto. È stata un'iniziativa dell'editore, sostanzialmente ci hanno invitati a un ciclo di conferenze, a fare un ciclo di conferenze, e poi scelti, chissà perché, proprio noi rispetto ai tanti relatori, proponendoci di dialogare sui testi, sulle riflessioni che avevamo ciascuno di noi separatamente sviluppato e offerto al pubblico bolognese, io su Edipo Re e Luciano su Antigone. Ovviamente le sfide sono sempre molto attraenti, tanto più quando ti portano su un terreno che non è il tuo, perché non siamo né l'uno né l'altro dei classicisti. Soprattutto a misurarsi con persone del calibro di Luciano, sicuramente si intravede immediatamente la promessa di qualcosa di interessante. Il rischio di essere schiacciati dalla mole dell'impresa sicuramente, ma anche la curiosità di vedere che cosa saltava fuori. E così questo libro ha innanzitutto è nato da una serie di appuntamenti in cui abbiamo ragionato insieme sulle cose da fare, sul metodo, su come impostare il lavoro, le letture da approfondire. È stata proprio una strada che ci ha accompagnato per un annetto e mezzo circa, lui con una tenacia straordinaria, una capacità di lavoro che io mi scordo, però mi ha trascinato alla conclusione di questo libro, tra l'altro grazie anche all'ospitalità di Giulia, che ci ha sempre creato un ambiente nelle varie case dove abbiamo potuto trascorrere giornate di lavoro proficue, ma soprattutto molto piacevoli. E questo non è un aspetto secondario, perché anche la scelta dei contenuti da sottolineare, queste tragedie sono ricchissime, si potrebbero, ovviamente sono stati scritti fiumi di inchiostro e se ne potrebbero ancora scrivere. Che cosa scegliere, che cosa selezionare, è stato anche questo il frutto proprio di una riflessione su noi stessi, sull'esperienza che stavamo facendo, anche come
persone impegnate nella piazza pubblica a diverso titolo, e direi che soprattutto dal punto di vista mio personale, perché riflettere, lo capisco a posteriori, il perché mi sono trovata a farlo è andata proprio così, cioè la sequenza degli avvenimenti storici è stata un po' questa. Che cosa veramente ho trovato nel fare questo libro? Beh, direi innanzitutto un paio di cose. Uno è che paragonare ciò che si fa in questo momento il giudice costituzionale alla luce di un testo classico, diciamo una cosa generica così, un testo classico, un testo in cui l'umanità ha consegnato degli aspetti, delle riflessioni di fondo e universali che continuano a parlare alle persone, questo paragone mi ha permesso di dare un nome a ciò che sto vivendo, esprimere ciò che come giudice costituzionale sto imparando della professione giuridica. Quindi innanzitutto è stato un lavoro per me vedere, paragonarmi con quel senso di giustizia e ingiustizia che emerge in modo così plastico nelle tragedie che ci sono state affidate. È stato uno spunto per trovare le parole per dire ciò che in questi 7 anni, soprattutto come giudice costituzionale, mi è capitato di imparare a riguardo della giustizia, ma soprattutto della giustizia vissuta come non solo come studiosa, ma attraverso un impegno pubblico, una responsabilità pubblica. Cosa che si desidera sempre fare per non perdere ciò che si vive, no? Poterlo fissare attraverso le parole adeguate, le immagini, un pensiero, una riflessione, in qualche modo mi permette di consegnare a quelle poche paginette non tanto la cronologia o i fatti spiccioli di cui si sono composti questi 7 anni alla Corte Costituzionale, cosa che non potrei e non vorrei fare perché non è consentito a un giudice farlo, ma il succo sì, cioè ciò che vale, ciò che conta, ciò che resta sì. Ma la sorpresa, questa straordinaria, è che parlando di diritto attraverso queste immagini si arriva a un pubblico senza confini. Di solito noi facciamo tante conferenze, noi giuristi parliamo sempre tanto, gli accademici, seminari, insegniamo nelle scuole, nelle università, eccetera, però è sempre un mondo un po' di specialisti, di persone che in qualche modo hanno un interesse per la giustizia o appartengono agli iniziati di questa strana setta che è la setta dei giuristi. Parlare di diritto attraverso Edipo e Antigone ci ha permesso di arrivare al pubblico più vario e anche, diciamo così, di livello culturale più diverso, dalle scuole, tante scuole, ai vari festival in cui si radunano persone variamente colte, ma anche meno colte, in varie parti d'Italia. Credo che abbiamo attraversato un po' in lungo e in largo tutta la penisola a fare presentazioni anche in questi raduni, anche molto semplici, conviviali e di solito con una partecipazione non soltanto numerosissima. Io sono rimasta sempre senza parole dal numero di persone che veniva ad ascoltare queste nostre conversazioni, anche avendo presente bene che la saggistica di solito nelle presentazioni dei volumi di saggistica, se si arriva a 12 persone uno già, no, un grande successo. E invece parla a tutti, cioè questo è un linguaggio, non tanto il nostro, ma quello di Sofocle, che ci permette di parlare delle nostre cose in un modo, diciamo così, alta divulgazione vogliamo chiamarla, ma insomma che arriva a toccare il cuore e la mente di tante persone. E questo per me è stata una ricchezza enorme, perché ovviamente nei dialoghi, nei dibattiti, nelle conversazioni che ne sono seguite, ovviamente il lavoro, il cantiere non si è chiuso, ma è rimasto un cantiere aperto, perché ogni volta ci portiamo a casa uno spunto in più, una riflessione, e anche fra di noi dei chiarimenti e degli approfondimenti che
desideriamo coltivare. Mi fermo qui, per me questo è l'essenziale, insomma. Ecco, grazie. Beh, le cose sono andate come ha detto Marta, evidentemente. Perché abbiamo accettato? Io francamente non so trovare una ragione specifica. È come detto, insomma, è un po' il vizio della speranza. Speriamo di farcela, speriamo che riusciamo a tirar fuori qualcosa di utile da questa riflessione. E abbiamo cominciato a chiederci: ma come si imposta questo libro? Come facciamo? Come un dialogo? Siamo stati aiutati da Alessandro Baro, l'assistente di Marta, e da Danida Prea, che è la mia assistente, che ci hanno aiutato a sciogliere un po' i nodi. Dunque, io naturalmente, quando si discute a lungo di queste cose, si impara sempre dall'altro. E di Marta io ho apprezzato moltissimo, e sempre più man mano che andiamo avanti in questi discorsi, il fatto che il suo pensiero giuridico non è sterilizzato. Un pensiero giuridico dentro la vita, dentro l'umanità, e questo rende la discussione con Marta molto, molto intensa, molto ricca, perché non c'è mai, come dire, un meccanismo di causa ed effetto. C'è quello, ma poi ci sono i valori della persona, c'è i valori del rapporto umano e così via. E quindi la discussione da questo punto di vista è stata particolarmente interessante per entrambi. Il libro c'è un primo capitolo scritto insieme, poi una parte sull'Edipo che ha scritto Marta, una parte sull'Antigone che ho scritto io, e poi abbiamo individuato quattro, grazie all'aiuto dei nostri amici, 4-5 questioni sulle quali siamo intervenuti entrambi. Il punto che a me è interessato particolarmente è questo. Innanzitutto, questa tragedia viene scritta, come detto Don Pino, nel V secolo a.C., quando Atene è al massimo del suo splendore, quando si pone il problema del governo della polis, e quindi come si governa la polis, quali sono i problemi di chi governa la polis. Io ho visto questi, siccome ciascuno poi, naturalmente, quando legge questi classici, legge con i propri occhi, immediatamente Marte prende un po' in giro perché dice che ho riabilitato Creonte, ma insomma questo che deve governare questa benedetta città e cioè i problemi che hanno quelli che governano, si trova questo ostacolo insuperabile della giovane donna che gli dice: vabbè, quelle sono le tue leggi, però ci sono altre leggi, quelle degli dèi. Discutendo con lei dicevo: ma Creonte è il modernizzatore, Creonte è quello della polis che deve governare la polis, e la vuole governare sulla base di leggi conoscibili, scritte e anche discutibili. Antigone richiama il senso dell'antico, del precedente, della famiglia, dei vincoli familiari. Per Antigone i vincoli familiari sono più importanti dei vincoli politici. Per Creonte i vincoli della polis sono più importanti. Tanto che dice: a un certo punto io non posso violare il mio decreto perché per favorire una mia nipote. L'altro aspetto comune tra le due tragedie è che entrambe hanno un editto alla base. Creonte, l'editto con il quale stabilisce che chi si perderà Polinice sarà condannato a morte, ed Edipo, dall'altra parte, un altro editto che stabilisce che chi, quello che sarà individuato come assassino di Laio, sarà espulso dalla città o ucciso. Quindi alla base ci sono due provvedimenti legislativi, con termine moderno possiamo dire, ed entrambi sono vittime dei due provvedimenti, entrambi sono vittime dei decreti che hanno emesso, tanto Edipo che applica a se stesso, tanto Creonte che non riesce più a sciogliere i problemi, le questioni che ha davanti. Ora, quando si legge un classico di questo genere, bisogna distinguere ciò che dice il classico da ciò che diciamo noi, che sono due cose diverse. Naturalmente ciascuno legge questi classici con gli occhi della sua contemporaneità e cerca di far dire a quel classico quello che cosa magari Sofocle, che non pensava, non aveva nessuna idea di dire, ma si forza per far dire. Allora bisogna distinguere il testo dal mito. Il testo è quello lì. E le figure, mi soffermo un attimo su Edipo, su Antigone, le figure non sono tagliate con l'accetta. Edipo ha dei dubbi, a un certo punto gli vengono dei dubbi sulla cosa. Il coro che rappresenta il popolo prima la pensa in un modo, poi la pensa in un altro.
Antigone stessa dice a un certo punto un passo che non sempre ricordato, dice questo: e anche ora Polinice, per avere coperto il tuo corpo, perché in realtà non seppellisce Antigone, rende gli onori funebri, sparge un velo di terra e fa la libagione sacra sul corpo di Polinice. Per aver coperto il tuo corpo, questa sorte ottengo. Eppure io ti resi onore giustamente, perché assenno. Infatti mai, né se fossi divenuta madre di figli, né se fosse stato il cadavere di mio marito a corrompersi, io mi sarei assunta questo compito contro il volere dei cittadini. Qui non è che non ho... So che i cittadini sono contro. E so che quell'editto è frutto di una volontà che è volontà anche dei cittadini. Quindi mi rendo conto della, diremmo con termine moderno, della antidemocraticità del mio comportamento. E in forza di quale principio lo affermo? Morto il marito, ne avrei avuto un altro. Ed un altro uomo avrei avuto un figlio, se quello mi fosse mancato. Ma ora che mia madre e mio padre sono in fondo nell'Ade, non è mai più possibile che mi nasca un fratello. Eppure, secondo questa legge, ti ho particolarmente onorato, dice Polinice, è sembrato a Creonte che questa fosse una colpa. In sostanza, cioè, qual è la questione? Lei non parte come quella che deve assolutamente seppellire il corpo del fratello. Dice, ma io non l'avrei fatto. Se avessi avuto un marito, se avessi avuto un altro fratello, se avessi avuto un figlio, non posso avere, non ho nessuna di tutte queste cose, tu sei l'unico. Quindi il legame familiare emerge con molta forza. Ecco, questo aspetto è stato molto spesso trascurato, soprattutto credo che, ma non Hegel, non mi ricordo, adesso chi, Goethe forse, sperava che fosse un'interpolazione questo, perché naturalmente smontava la figura della giovinetta con la spada in mano contro il tiranno. Ma questa è la ricchezza della tragedia, che le persone non sono tutto un blocco, sono esseri umani quelli di queste tragedie, che hanno dubbi, incertezze. E la cosa bellissima è che è tutto raffigurato. È stato il mito successivo, discutendo tra di noi, è stato il mito successivo che ha fatto delle figure dei stereotipi, Creonte che è il tiranno cattivo, l'altra che è il soggetto, la persona buona, che si batte per i principi etici, morali e così via. Naturalmente questo tipo di conflitto è emerso con particolare forza dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il problema delle leggi ingiuste è esploso in tutta quanta la sua forza, no? Tanto che tutte le rappresentazioni successive alla Seconda Guerra Mondiale sono rappresentazioni in cui Creonte è tiranno cattivo, volta a volta sovietico, nazista, a seconda dei casi dove si rappresentava, e l'altro è soggetto che si oppone alla legge ingiusta. E questo come, perché ciascuno di noi, quando legge questi grandi testi, scritti 2400 anni fa, scherzavamo con Marta, chissà tra 2400 anni, se c'è qualche tragedia di oggi che si leggerà, speriamo di sì, questa senz'altro sì, questa sì, e allora saranno 4800, però la eternità di queste tragedie, non solo nel rigore, ma devono essere in campo questioni radicali della vita, questioni che attengono alla radice stessa dell'essere umano. Ecco, allora, è proprio questo ci ha affascinato, credo, nel nostro discutere. Il fatto che man mano che discutevamo scoprivamo aspetti nuovi per un verso rispetto a quelli raccontati, non essendo noi, come mettiamo sempre le mani avanti, guardate che non siamo dei classicisti, no? L'altra volta eravamo a Torino con Luciano Canfora davanti e diceva, parliamo con prudenza, perché qui... sì, non si sa mai se commettiamo qualche svarione. Ma a parte questo, la cosa bella è stata discutere con gli occhi di due esperienze giuridiche diverse. Tra l'altro Marta è una costituzionalista e si è occupata dell'Edipo, dove c'è un processo penale, perché Edipo, con un'inchiesta di tipo penale, cerca di capire chi è l'assassino di Laio. E io, che sono un penalista, mi sono occupato di un tema che è costituzionale, perché è il conflitto di un diritto contro l'altro, no? O di una legge contro l'altro, di un principio contro l'altro. Hegel disse, Recht gegen Recht, diritto contro diritto. Ma forse proprio questo non essere esperti del tema ci ha consentito di guardare quel tema con un occhio diverso, no? Cioè con una apertura
essere meno subalterni ai principi, alle categorie formali delle nostre materie. Quindi questo è stato anche un arricchimento. L'ultimo dato è quello del teatro, il rapporto tra teatro e giustizia. Ne abbiamo parlato, credo in qualche passaggio l'abbiamo anche inserito questa cosa, perché la giustizia penale o quella costituzionale è teatro. L'aula della Corte Costituzionale l'avete presente, no? È una scena. L'aula di un processo penale è un teatro, anzi lì i ruoli sono molto più determinati, più fissi, eccetera. E c'è un meccanismo, perché la giustizia mette in scena un rapporto di forza, un rapporto di verità, se vogliamo. Lo mette in scena attraverso una rappresentazione in cui ciascuno ha il suo ruolo, il suo modo, eccetera, con un dato di cambiamento rispetto al passato, perché nel passato era messa in scena l'esecuzione della sentenza, non il processo, il processo era segreto. La esecuzione era pubblica, perché era l'esecuzione che dimostrava la forza del sovrano. Il fatto che il sovrano potesse ordinare che quello fosse portato sulla carretta, con i tamburi che rullavano, la gente che lo insultava, salire sul palco, sentire la condanna, il sacerdote che si avvicinava e poi era bruciato, era decapitato, eccetera, beh, tutto questo era una scena, era una rappresentazione teatrale. Adesso il rapporto si è invertito, l'esecuzione è segreta, il processo è pubblico, cioè il rapporto, perché non c'è più un potere che deve dimostrare la sua forza, ma un potere che deve dimostrare la sua correttezza, la sua controllabilità, e quindi e sono cambiati i paradigmi delle cose. Ecco, anche questi sono stati temi dei quali abbiamo discusso, anche ad altri. E la cosa interessante è, come dire, che poi da queste cose nasce anche un'amicizia, è l'aspetto umano dei lavori, e che credo che poi, ci siamo detti una volta, credo che sia una cosa importante, guardate, costruire un'amicizia attraverso lo studio di alcune questioni, cioè costruire un legame umano attraverso testi, attraverso riflessioni e discussioni, che non è facile. Non è facile costruire un'amicizia. Non è facile costruirla su cose di questo genere. E quando si riesce, io credo che si può essere contenti, perché dal punto di vista umano si è conquistato qualcosa, al di là dello scrivere o meno un libro. Uno dei punti che mi ha colpito di più della presentazione, dell'argomentazione intorno alla figura di Edipo, particolarmente tragica, è questo: Edipo apparentemente non ha colpe, anche se commette due delitti atroci. Uccide il padre Laio, sposa la madre Giocasta. Sembrerebbe quest'uomo, che non è un malfattore, non è un tiranno, tu insisti molto su questa all'inizio figura positiva che riunisce in sé il legislatore e colui che emana l'editto che condanna l'uccisore del padre, è seriamente preoccupato della sorte della città, diremmo con un linguaggio attuale, del bene comune. A Tebe c'è la peste, e la peste era il castigo degli dèi per qualche oscura mancanza. Legislatore, inquisitore, arriva addirittura a usare le maniere forti con chi si mostra reticente, e poi giudice ed esecutore. Ma la cosa che ci colpisce, lasciando perdere adesso i problemi
illuminati da Sigmund Freud, che continuano naturalmente ad avere una certa risonanza e un certo successo. La cosa che colpisce è che quest'uomo non ha colpa, non c'è dolo, non c'è apparentemente, ecco, la domanda che tu, con cui tu costringi il lettore a guardare meglio. Dice, ma siamo sicuri che qualche cosa in Edipo non vada per il verso giusto? Ecco, a me colpiscono le due osservazioni di fondo, cioè Edipo, che geniale risolutore dell'enigma della Sfinge, quindi liberatore della città di Tebe, è preso, il termine greco è molto ricco di significati, dalla hubris. C'è una non misura, c'è una dismisura, c'è una esasperazione, c'è una fiducia eccessiva che lo porta a, ecco il secondo passaggio, a essere non attento alla conoscenza. Edipo non conosce, non è desideroso di conoscere tutti i fattori in gioco. Ecco, questa dimensione che tu sottolinei molto, argomentando in modo molto serrato, no? C'è un deficit di conoscenza alla radice di questa apparente irragionevole per la nostra sensibilità tragedia di Edipo. Che si potesse un po'... Devo spegnere questo. Grazie. Edipo colpisce per questo contrasto ossimorico, noto per essere un più grande empio dell'umanità, peggio di così difficile, e al contempo è dipinto come un grande re, un grande liberatore della città di Tebe, che era in preda alla catturata dalla Sfinge che la soffocava, e lui che individua, che riesce a indovinare il suo enigma, liberando la città di Tebe, e per questo insignito dei poteri regali, gli viene consegnata a Giocasta proprio come segno di riconoscenza, perché quando Edipo arriva a Tebe e libera la città dalla Sfinge, viene acclamato re dal popolo proprio per questa sua grandezza, e per cosa che poi viene confermata a quanto si dice, a quanto si intuisce, per come ha governato la città. È tiranno, sì, ma è tiranno non di quella tirannia degenerata che sarà, si sta affacciando a nell'esperienza ateniese proprio alla fine di quel secolo, ma di quella tirannia dell'uomo che sa governare una città, tant'è che il popolo torna da lui quando misteriosamente la città si trova prostrata da una pestilenza che ormai l'aveva quasi rasa al suolo. Il popolo non se la prende con lui, ma si rivolge a lui perché lui è in grado, sicuro e fiducioso, che Edipo possa di nuovo liberarla da un momento di grande difficoltà. Il contrasto è forte e quindi interroga come tutte queste polarizzazioni che si mettono in scena in tutte le tragedie greche. E andando a ritroso, perché così emerge anche nella tragedia,
verificando tutta la storia, perché la tragedia ci porta a ripercorrere tutte le sue origini dalla nascita, quando viene abbandonato, eccetera, si scopre che c'è un punto in cui c'è un grande difetto di conoscenza, e non è un difetto di conoscenza qualsiasi. Questa è una cosa che mi si è chiarita dopo aver finito il libro, perciò nella prossima edizione magari aggiungiamo un paragrafo in questi bei dialoghi che facciamo con Luciano. Perché si scopre che la sua storia è questa: egli era figlio di Laio Giocasta, viene abbandonato per essere ucciso dal padre, perché al padre l'oracolo aveva predetto che sarebbe stato ucciso da suo figlio. Il servo a cui viene affidato non lo uccide, ma lo abbandona sul monte Citerone. Lì viene raccolto e adottato dai signori di Corinto. Vive, cresce nella, diciamo così, coscienza di essere figlio dei signori di Corinto. A un certo punto, durante un banchetto, qualcuno gli dà del bastardo, nel senso letterale del termine, dicendo: tu non sei figlio di tuo padre e di tua madre. E questa è un'offesa che lo ferisce così profondamente che di nuovo egli torna dall'oracolo per capire chi sono i genitori. L'oracolo gli risponde così alla domanda: chi sono i miei genitori? Risposta: tu ucciderai tuo padre e sposerai tua madre. Inorridito da questa predizione, Edipo non attende un istante, ecco qui che emerge come un animo retto di uno che vuol fuggire da questo destino infame, e abbandona Corinto dicendo: se io lascio la città dove ci sono i miei genitori, scamperò a questa orrenda predizione. E così facendo va incontro al suo destino, incontra al Trivio il padre con i suoi servitori, cioè per un alterco degenera la situazione, lui lo uccide, arriva a Tebe dove vuole trovare rifugio, libera la città dalla Sfinge, gli viene data Giocasta che è sua madre. Qual è il punto che mi ha colpito ripercorrendo e rileggendo attentamente queste pagine meravigliose? Anche qui, là c'era Luciano Canfora, qui è piena la sala di tanti classicisti, ma pazienza, siate benevoli. È che in quel momento in cui lui va a interrogare l'oracolo, alla sua domanda l'oracolo non risponde. L'oracolo non lo inganna mai, sembra che, così dicono i commentatori, per quelle le poche letture che abbiamo fatto, che gli oracoli non dicono mai delle falsità, ma dicono sempre nel chiaroscuro. E lui non si avvede che la risposta che gli viene data non è la risposta alla domanda che ha posto. E quindi pensa di poter fuggire in quel modo e di scamparla. Ciò che non sa non è un dato qualunque. Ciò che non sa Edipo è una non conoscenza delle sue origini. Cioè, lui non sa chi sono suo padre e sua madre, ed è da lì che c'è tutto quello che si scatena, il putiferio che porta appunto poi alla sua tragedia, all'accecamento, l'esilio e quant'altro. Ora, io non voglio scendere sul terreno psicanalitico perché non lo so, però a me pare che senza troppe forzature si possa dire che quella non conoscenza delle origini è una non conoscenza della condizione umana. E quello che manca alla conoscenza di Edipo è la sua condizione, è la sua fallibilità. C'è, diciamo così, un male che può derivare da un destino infausto, qualcosa che ti capita, un accadimento naturale, un evento che è fuori dal tuo controllo. C'è un male che deriva dalla tua colpa, da quello che tu fai male intenzionalmente o perché sei, come dire, non accuratamente dedito a quello che fai. C'è un male inintenzionale,
Ed è questo che secondo me è l'aspetto più interessante, forse un po' autobiografico, non lo so. Diciamo che quando sono arrivata alla Corte Costituzionale, un esimio esponente della Corte Costituzionale, che voi conoscete, Paolo Grossi, mi ha detto: benvenuta qui, in questo posto dove nulla ti viene risparmiato dei tuoi errori, è come se tu fossi sempre in vetrina, ciò che non va tutti lo vedono. Detto da Paolo Grossi, che non è propriamente incline, diciamo così, a autocommiserazioni, colpisce. Ed è così, quando hai una responsabilità pubblica, ciò che più di ogni altra cosa ti colpisce è l'errore che tu puoi fare, non perché tu voglia far male, ma perché intrinsecamente c'è una fallibilità dell'uomo che ti può portare a delle conseguenze, diciamo così, indesiderate. C'è una ferita nell'umanità. Edipo ha i piedi feriti, bucati, ha i piedi gonfi, come dice il suo nome, che non può uscire dal nostro raggio di consapevolezza se non a pena di un grave prezzo per noi e per l'intera polis. Allora, questa condizione di umana fallibilità che a me ha interessato particolarmente della figura di Edipo, di questo uomo intelligentissimo, acuto, amato dal suo popolo, che nonostante tutto questo determina tutte queste conseguenze. Ed è a partire da questa riflessione sulla fallibilità dell'uomo, di ogni uomo, anche dei più grandi, che si è sviluppata un po' quella riflessione che tu hai così ben riassunto, a cui hai prestato attenzione, da un lato sulla, diciamo così, intrinseca imperfezione della giustizia umana, o se volete della perenne eccedenza della sete di giustizia che c'è nell'uomo e nella società rispetto a ciò che la giustizia amministrata dai tribunali può offrire. E che richiede, a mio parere, almeno questo è insomma un po' il punto a cui sono arrivata, di essere sempre vigilmente mantenuta desta, in modo da innescare quella consapevolezza che viene dal sapere di non sapere, dal sapere, dalla conoscenza del proprio limite, che ti apre sempre a una ricerca indefessa nella conoscenza, ma soprattutto nel confronto con l'altro. Quando mi chiedono, tante volte vengono gli studenti alla corte a seguire le udienze, poi li riceviamo su nella sala per fare due chiacchiere, per commentare un po' l'udienza, per spiegare un po' il lavoro del giudice. Tanti studenti mi chiedono: ma lei non avverte il senso della responsabilità di quello che avete per le mani? Dopotutto, veramente un tratto di penna della Corte Costituzionale cancella intere pezzi del codice, può cambiare tanto, magari non decidiamo immediatamente il destino di una persona, però incidi sulle leggi che cambiano magari. Tante volte mi capita, parlando con le persone che operano nei singoli settori, di rendermi conto di quanto ha pesato una decisione in un senso o nell'altro. Non le pesa questo? E io rispondo sempre: grazie a Dio siamo almeno in 15 a dividere la responsabilità, perché il collegio è fatto di 15 persone. Ma è più di così, è molto più di così. Perché proprio nel processo di arrivare a discernere e deliberare, c'è un pullulare di persone, di volti, di conoscenza che emerge nel processo costituzionale. Intanto arrivano dalla magistratura ordinaria le questioni, no? Per cui già studiate, istruite, eccetera. C'è tutto l'atto introduttivo che è già il frutto del lavoro dei giudici ordinari. E poi le parti, gli avvocati, il confronto con i nostri assistenti, perché abbiamo dei collaboratori strepitosi, il confronto con la dottrina, leggi cose di esperti,
E poi quel deliberare che a volte è lunghissimo, a volte sì, sono cose semplici, ma a volte dura ore e ore e ore, tu entri in camera di consiglio pensando che hai le idee chiare, che sai già come voterai, e ogni volta che senti parlare un collega ti apre un'altra finestra, ti viene un altro dubbio, elabori una terza via che non è nella tua, nella sua, e poi un altro ti ribatte. E quando i casi sono complessi, come dice il giudice Calabresi in un bellissimo librino che racconta la sua esperienza, il mestiere di giudice, stai sveglio la notte perché le soluzioni, questo capita non per tutti i casi per fortuna, ma insomma a volte succede proprio così, perché le soluzioni apparentemente più ovvie non ti soddisfano né l'una né l'altra, e allora cerchi una terza strada, un pensiero laterale che ti permetta di tenere insieme tutti. Quindi in realtà è un costruirsi, il processo è proprio così, e la vicenda di Edipo è meravigliosa, perché lui deve cercare il colpevole, ma non arrivano prove documentali o perizie che gli dimostrino chi sia il colpevole. Iniziano a comparire sulla scena prima uno, poi l'altro, Tiresia, il servo, il pastore, e poi Creonte, e Giocasta. È un continuo apparire, comparire, scomparire di persone che accennano a porzioni di verità. Nessuno la possiede interamente, forse solo Tiresia, ma lui è reticente, non vuol parlare. E tutti piano piano compongono questo quadro che a un certo punto converge tutto su di lui, e sarà lui il colpevole che appunto si autoinfliggerà la condanna ed eseguirà la stessa immediatamente. Allora, è proprio una coralità che porta a un discernimento che alla fine ti fa dire voto a favore o voto contro, con un'ulteriore consapevolezza, che anche la parola di una corte, anche la parola di una corte costituzionale, organo di chiusura del sistema per definizione, non è mai l'ultima. Il giudice non è solo nel decidere, la stessa corte non è sola. Nella magistratura ordinaria, guardate che saggezza c'è negli ordinamenti, no? C'è l'appello, la possibilità della Cassazione, ma anche quando si arriva alla Corte Costituzionale che tu dici ok, Roma locuta, no, non è così. Non è così perché ci sono altre corti, altri giudici, le corti europee, la causa torna al giudice ordinario e c'è il Parlamento e c'è il legislatore che ti può completare, disfare, rimodellare quello che hai detto. Questa consapevolezza che non è un lavoro di solitudine, ma è un processo in cui sì, si deve dire una parola fine al singolo caso, ma il principio di diritto, l'impatto ordinamentale non è tutto e non è solo nelle tue mani, grazie a Dio, perché siamo tutti fallibili. Questo direi che è forse stato, come dire, ciò che più mi ha provocato nella rilettura di Edipo, perché probabilmente è ciò che più risuona in me nell'esperienza di questi anni. Non voglio andare oltre perché sicuramente Luciano ha tanto, tanto più da dire su queste cose, su altre cose, però mi piacerebbe leggere due frasi che non vengono dalle tragedie, ma che trovo particolarmente, come dire, significative e significative anche per un auditorio come questo, per veicolare il perché mi ha attratto così tanto questa dimensione dell'imperfezione e della continua ricerca che io vedo nel lavoro della giustizia, nel lavoro di questo incarico pubblico che mi è dato e che ho ritrovato in Edipo, perché secondo me lo esprimono, come spesso accade, con delle parole insuperabili. Quest'estate mi è capitato per le mani questa raccolta di
discorsi e vari interventi di Ratzinger, Benedetto XVI, intitolato Liberare la libertà, e sono tutti interventi su questioni, diciamo così, di rapporto tra la fede e la politica, o comunque, diciamo, lui parla di politica, ma a mio parere è abbastanza chiaro che si riferisce a un impegno pubblico in generale. E ci sono queste 6-7 righe che vi vorrei leggere prima di ripassare la parola a Luciano e poi continuiamo questa conversazione. Essere sobri e attuare ciò che è possibile. Non reclamare con il cuore in fiamme l'impossibile è sempre stato difficile. La voce della ragione non è mai così forte come il grido irrazionale. Il grido che reclama le grandi cose ha la vibrazione del moralismo. Limitarsi al possibile sembra invece una rinuncia alla passione morale. Sembra il pragmatismo dei meschini, ma la verità è che la morale politica consiste precisamente nella resistenza alla seduzione delle grandi parole con cui ci si fa gioco dell'umanità dell'uomo e delle sue possibilità. Non è morale il moralismo dell'avventura, che intende realizzare da sé le cose di Dio. Lo è invece la lealtà che accetta le misure dell'uomo e le compie. compie entro queste misure l'opera dell'uomo, non l'assenza di ogni compromesso, ma il compromesso stesso è la vera morale dell'attività politica. Questa stupenda citazione di Papa Benedetto mi consente di rilanciare immediatamente Luciano Violante, perché la parola compromesso nell'Antigone non c'è proprio, anzi sono due assoluti che si combattono, ma anche in un certo senso si autogiustificano, o meglio, si giustificano reciprocamente. Tu scrivi: se non ci fosse Creonte, Antigone sarebbe una suffragetta, molto tranchant. Certamente, però, senza Antigone, tutti noi avvertiamo con diversa intensità che l'individuo di fronte al potere, non appena al potere dello Stato, al potere della magistratura, al potere politico, al potere economico, sarebbe esclusivamente un numero, una cifra, una voce, un suono. Ecco, vorrei chiederti se puoi aiutarci a entrare, adesso non so se sei riuscito a riabilitare Creonte, questo come un po' scherzosamente ha osservato Marta, no? Ma questo dialogo, questa dialettica tra quella che la Costituzione italiana molto bene descrive nell'articolo 2, questo soggetto che gode di diritti inalienabili, che lo Stato riconosce, non crea, non concede, ma nello stesso tempo la seconda parte, no, che gli studenti di giurisprudenza mai sanno ripetere, no? Questa richiesta della Repubblica, un verbo molto forte, oggi verrebbe bollato come un po' politicamente scorretto,
richiede l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, sociale ed economica. Ecco, questa situazione in rapidissima evoluzione, no? Questo proliferare dei diritti, questa insaziabilità, è stato scritto, è stato detto, dei diritti, che pure sono un fattore di evoluzione, a volte anche molto discutibile, della democrazia, e nello stesso tempo questa consapevolezza di una solidarietà. C'è una pagina in cui tu scrivi: l'espandersi potenzialmente illimitato della categoria dei diritti dipende dal fatto che la teoria dei diritti è priva dei criteri della autoregolazione, ha un'intima progressiva voracità. Ecco, anche Antigone, che pure richiama l'importanza della persona anche nello Stato, l'importanza della libertà di coscienza. Penso a certe figure, come è stata superata la segregazione razziale negli Stati Uniti, le forme di disobbedienza civile, quello studente davanti al carro armato in piazza Tiananmen, le battaglie portate avanti a tanti livelli e a diverso titolo. Ma ecco, se manca questa contemperanza di diritti e doveri, se manca questo senso di sobrietà, se manca il senso del possibile, il compromesso nel senso alto, nobile, drammatico anche del termine, tutto invece che verso il bene comune porta alla tragedia, al cozzare di principi assoluti, a qualche cosa che invece di ricomporsi si disgrega. Voi avete ricordato i brocardi famosi, no? Summum ius, summa iniuria, fiat lex et pereat mundus. Ecco, lo percepiamo il disagio quando c'è un'applicazione assolutista della norma, della legge, o una ricerca del diritto fino a, appunto, cannibalizzare. C'è questa famosa sentenza, adesso non ricordo, della Corte Costituzionale: c'è un diritto non può mai espandersi fino al punto da limitare l'efficacia di altri diritti costituzionalmente tutelati. Ecco, tutto questo noi lo troviamo in questo scontro di assoluti tra Creonte e Antigone. Ma partiamo da Ratzinger. Ratzinger tenne quel discorso al Bundestag ai deputati cattolici tedeschi, ed è particolarmente significativo che tenesse quel discorso davanti ai deputati, cioè indicando come la negoziazione, il compromesso, sia l'anima della politica. A me è capitato, i primi giorni del mio lavoro parlamentare, c'era un collega un po' impertinente vicino a me che, come dire, aggrediva coloro che erano da altre parti. Il segretario d'aula si avvicina e dice: guarda, qui stiamo per parlare con quelli che non la pensano come noi, che è l'essenza del Parlamento. Stiamo per parlare con quelli che non la pensano come noi, e quindi devi ascoltarli, poi magari devi ascoltarli, perché ecco questo dato di fondo del valore dell'altro, perché di questo si tratta poi alla fine, no? Tu quando discuti con l'altro, quando riconosci l'altro un valore,
e quando sei disposto a cambiare opinione, quando a un certo punto rifletti sul fatto che non è possibile che tu abbia sempre ragione e che l'altro abbia sempre torto, cioè ci deve essere un punto di equilibrio tra le ragioni e i torti, no? E quindi se tu hai una visione larga della vita, delle relazioni politiche, della ragion d'essere di te e dell'altro, cerchi di capire quali sono le ragioni dell'altro. E questo è sempre più difficile, ed è dentro la questione dei diritti e dei doveri. Perché è sempre più difficile? Perché riconoscere che l'altro potrebbe avere ragione, e quindi che l'anima della politica non è l'etica dell'imposizione, ma l'etica della persuasione, significa discutere su te stesso. Cioè tu devi tener conto che tu puoi avere torto, che puoi avere una visione parziale o completamente infondata della realtà, e che l'altro ti può aiutare a scoprire un elemento, che fattori che non conosce. Ecco. Ecco, da questo punto di vista io credo che siamo un po' precipitati dentro questa spirale diritti e basta. Perché se per esempio io avessi un'idea dei doveri, e sento che nei doveri c'è anche ascoltare l'altro, no? Se io sono soggiogato dall'imperialismo dei diritti, il mio diritto è basta. E poi si scontrerà col diritto dell'altro, vediamo chi la vince. E questo è il meccanismo. Ecco, da quando, ora tento un'interpretazione, spero di non dire sciocchezze particolarmente gravi, da quando il meccanismo dell'equilibrio diritti-doveri si è rotto? Io ho l'impressione, l'anno 21 è l'anniversario della fine del bipolarismo internazionale, della guerra fredda, no? L'89. Ecco, la globalizzazione che cosa ha comportato? Ha comportato un'esplosione dei diritti, che erano le pretese dei soggetti divenuti forti per effetto della globalizzazione, di rivendicare il proprio peso. Tutta la materia dei diritti che esplode dagli anni 90 in poi, in tutto il mondo occidentale, è legata fortemente al dato del globale, del fatto che non c'è nessun confine. Un po' scherzosamente si può dire, sono state tigri globali e domatori locali, cioè domatori locali che non erano in grado di domare questi tigri. E c'è un punto di fondo. Allora, il dovere è via via scomparso perché il diritto si è imposto su un campo e un'arena non controllabile e non governabile, se non dal diritto stesso, che nessun soggetto è stato in grado di esprimere regole per questo dato. E a questo si aggiunge che i diritti non costano, perché i diritti che sono estesi non sono quelli sociali che costano, sono quelli individuali, quelli di carattere liberale. Guardate, non è che il diritto alla salute è esploso, non è che il diritto al lavoro è esploso, il diritto alla casa è esploso. Certo, siamo meglio adesso che 50 anni fa, non c'è dubbio, ma se noi vogliamo, mettiamo su un piano i diritti individuali, sull'altro i diritti sociali, vediamo che i diritti individuali sono molto pesanti. Perché non costano. Ti danno consenso politico, ti fanno apparire, come dire, spumeggiante, no? E quindi va bene. Perché no? Perché no? Il tema dei non necessari nella comunità nazionale e nella famiglia è un tema che è stato completamente abbandonato. E con questo è stata abbandonata un'altra funzione delle classi dirigenti, secondo me, che è quella pedagogica. Vedete, la politica è una forma di pedagogia reciproca. Chi comunica trasmette determinate cose, chi ascolta, o dicendo che è d'accordo, dicendo che è d'accordo, basta un viso per capire se va bene o se va male, ti riporta un messaggio pedagogico. Ma anche questo dato è finito. E allora, in questo contesto, io credo che il problema di riconoscere l'altro è una grande questione contemporanea. Riconoscere il valore dell'altro. Ma è una questione, guardate, non è solo sociale, è politica. Finché in politica non si riconoscerà il valore dell'altro, inevitabilmente andiamo a meccanismi di scontro e di prevaricazione. E non è una cosa che è cominciata oggi, sia ben chiaro. E io credo che dovremmo cercare, prendendo un po'
una parte del tuo ragionamento. Non so se può cominciare a riflettere su una civiltà dei doveri. Non che metta da parte i diritti, ma che faccia un ragionamento di equilibrio tra diritti e doveri. I diritti senza doveri, guardate, sono armi usate contro l'altro. Perché se c'è una piattaforma di doveri, diritti e doveri pianti, sono pretese. E il meccanismo desideri, ambizioni, diritti, come dire, è un meccanismo che ho visto molto spesso riprodursi sui diritti individuali. Ecco, allora, a me pare che una parte delle difficoltà nella quale oggi ci troviamo in tutto il mondo occidentale è determinato da questa incapacità di riprendere in mano il filo dei doveri, che è il filo di valore dell'altro. Nella tragedia di cui stiamo parlando, tra l'altro, su Edipo una cosa è molto interessante, è venuta fuori in discussione. Edipo non è un colpevole, è un impuro, come ci ha spiegato una che di classi se ne intende, insomma, non come noi. È impuro. E guardate, l'impurità è un fatto che viene prima della colpevolezza. I bambini neri albini di alcune zone dell'Africa subsahariana sono impuri e sono allontanati quando non sono uccisi. Cioè l'impurità, e guardate che il colore della pelle non è un fatto neutrale. Guardiamo bene dentro noi stessi quando incontriamo e capiamo se la categoria dell'impurità non sia tornata nelle nostre strade. Non colpevole niente, però non mi piace. Non mi piace. E quando rientra la categoria dell'impurità nelle strade, bisogna stare molto attenti, che cominciano le discriminazioni, comincia la separazione. E perché poi la cosa di Edipo, sapete quando per la prima volta, almeno sulla base di quello che ho potuto un po' conoscere io, viene fuori la soggettività della responsabilità penale? Da Gesù, quando sulla croce dice perdona loro perché non sanno quello che fanno, cioè li puoi perdonare perché non sanno, se sapessero quello che fanno sarebbe diverso. È la prima volta che emerge in un testo classico la necessità della consapevolezza del male che fai per essere puniti o comunque per essere separati. Ecco, Edipo non è consapevole, perché è impuro, è la categoria dell'impuro. E ripeto, quando questa categoria comincia ad essere presente anche nei paesi civili avanzati, e ci sono poi, come dire, soggetti che creano, messaggi che creano l'impurità come categoria generale, non chiamandolo così, chiamandolo in altro modo, di questo si tratta. Cioè quando tu sei discriminato non in relazione a un fare, ma in relazione a un essere, non in relazione a ciò che fai, ma a ciò che sei, e lì scatta la discriminazione, è la più pesante. Sei ebreo, sei zingaro, sei questo, sei quest'altro, sei nero, sei... E guardate che è pervasiva, sapete perché? Perché concorre a definire l'identità, ma non l'identità dell'impuro, la tua identità. Tu, separandoti da quello, affermi una tua identità, perché non la ritrovi in nessun altro posto. Non trovando nessun posto, la affermi per discriminazione. Di qui la grande necessità di riprendere in mano il filo dei doveri. Oggi non c'è nessuna autorità, guardate, né politica, né spirituale, come volete, che accentua e pone l'accento fortemente sul dato dei doveri. Tutti parlano di diritti, tutti. È giusto, però è un equilibrio. Perché altrimenti quei diritti sono scatole vuote, non c'è niente dentro. Se poi non c'è una piattaforma di doveri su quali quei diritti si innestano. Ecco qui questa inesauribile voracità dei diritti, come si è riconosciuto, e questa passività dei doveri, e certamente è dentro meccanismi, perché guardate, non c'è nessuno che fa un grande comizio, ora vi dico quali sono i vostri doveri, che no, poi quelli non votano, quindi a questo punto si fa questo discorso. Però, indipendentemente dal voto no, ci vuole qualcuno che si assuma la responsabilità di cominciare a porre queste basi. Che non è che, guardate, le democrazie non si distruggono per omicidio,
si istruiscono per suicidio, quando perdono la loro ragione d'essere. E perdono la loro ragione d'essere quando gli equilibri tra i diritti e i doveri, l'uno e l'altro, le persone, eccetera, vengono meno. E ci sono nuclei minoritari che si affermano con la prepotenza. E è sempre stato così. E quindi bisogna stare molto attenti quando in una comunità piccola, grande, media, cominciano a logorarsi i principi dell'altro, il principio del valore dell'altro. Che quando comincia a logorarsi questo principio, guardate, comincia a entrare in crisi il meccanismo stesso della comunità. Non c'è più una comunità. Ci sono due o tre comunità o quattro comunità, ci sono micro comunità, macro comunità, comunità forti, comunità deboli, tutto questo. Ecco, allora si intreccia strettamente, a mio avviso, il discorso del compromesso, il riconoscimento dell'altro, il problema dei doveri, l'equilibrio doveri-diritti, sono tutti quanti elementi che sono uno in sequenza all'altra, ma che sono elementi di oggi, non sono solo elementi di ieri. Perché, ripeto, dobbiamo riflettere bene su quello che ci sta attorno. Che quando tra 50 anni qualcuno guarderà questi tempi, o 300 anni, non so dove trova il filo della matassa. Come ricostruisce nella frammentazione nella quale viviamo. Occorrono soggetti che riprendono in mano il filo delle cose. E guardate, io non credo, e finisco necessariamente, che ci debba essere un capo che prende, o dei capi. Le persone devono cominciare a pensare. Io credo che il fatto, scusate se faccio, stasera non so chi è interista, c'è la partita Inter Lazio, che non stanno vedendo perché sono qui. Poi mi dite com'è andata alla fine. Non è una gran serata dal punto di vista. Il fatto che siamo in tanti qui vuol dire, insomma, l'Italia non è solo quella della discriminazione, del nero, non mi siedo vicino a te perché sei questa. Ecco, quest'altra Italia deve progressivamente, come dire, affermare la propria identità sulla base del riconoscimento del valore dell'altro. Io credo queste tragedie poi hanno un dato, il dato è davvero tragico, sai qual è? Non c'è un Dio che risolve i problemi qui. Negli Eumenidi c'è un Dio, c'è Atena che risolve le questioni, e in altre tragedie qui non c'è nessun Dio, gli uomini sono lasciati soli. E nella conoscenza greca, se l'uomo è lasciato solo fa disastri. Il conflitto tra Antigone ed Edipo non è che arriva un Dio e dice: guardate, le cose stanno così, come dice Atena negli Eumenidi, o come dice Apollo nell'Oreste di Euripide. Questo non succede. E quindi l'uomo è lasciato nella sua miseria a confrontarsi con questi problemi. E quando le pagine bellissime che ha scritto Marta, appunto sulla Ibris, sul fatto di andare oltre il confine, il limite, la presunzione e così via, è proprio della miserabilità, di alcuni aspetti della miserabilità della condizione umana, il fatto di pensare di poter risolvere tutto. E lì poi scoppia la tragedia. Perché è vero che è recht gegen recht, diritto contro diritto, ma uno è re. Il mio amico Creonte ha delle responsabilità notevoli, perché lui è sovrano. Lui ha più responsabilità rispetto all'altra. E quindi deve essere lui in qualche modo a governare la questione, perché un insegnamento dell'Antigone è che il politico non deve aprire conflitti che non è capace di chiudere. Quando apri un conflitto devi capire come può finire, qual è la soluzione A e qual è il piano B. Se non c'è né piano A né piano B, è meglio che lasci perdere, perché rimani travolto dal conflitto. Perché non, come il, quindi io credo che il fatto, ognuno legge queste tragedie nei 2400 anni, ognuno l'ha letti con i suoi occhi, no? Nel corso della storia e così via. Le lunghe antiche. Sono state 1400, mi pare, le rappresentazioni sono fatte di Antigone, figurati. Dal Giappone all'America centrale, quindi insomma, con tutte quante le culture, le cose eccetera. Ma insomma, questo paradigma del sovrano che emana la legge e del cittadino che la contesta è un paradigma che sarà finché il mondo starà in piedi, ho l'impressione che starà in piedi
quel paradigma. Però noi da quel paradigma dobbiamo capire che se non riconosci il valore dell'altro, la tragedia è davanti a noi. Marta, aggiunge qualcosa. Scusate, ma si continua a imparare e quindi riascoltare Luciano su questo punto del conflitto di Antigone con Creonte sempre mi provoca, e particolarmente mi ha provocato questa volta anche avendo nell'orecchio una sottile critica che ci era stata fatta nella scorsa edizione a Torino, dicendo state attenti perché nella cultura di quell'epoca Antigone non rappresenta la coscienza individuale, non è il diritto soggettivo come noi lo intendiamo contro la legge positiva, perché, poi lì ci correggerete voi grecisti, in quel contesto sono piuttosto due leggi oggettive che si raffrontano, la legge, diciamo così, divina, non scritta, della famiglia e la legge posta da Creonte. E a me questa cosa mi ha molto, diciamo così, destabilizzata, perché anche io avevo sempre fatto mie le parole di Steiner per cui Antigone ha scritto l'alfabeto in cui in tutte le lingue si è raccontata lo scontro tra la coscienza individuale e la ragion di Stato. Mi sono detta, ma allora crolla tutto. Che cosa ci dice veramente Antigone, anche accettando, diciamo, questa correzione profonda della lettura che se ne può dare? No, non crolla tutto, perché più volte abbiamo sottolineato di comune intesa che ciò che rappresenta Antigone è la tragedia che nasce quando due assoluti si scontrano. Questa polarità Antigone-Creonte è tragica perché un polo vuole prevalere sull'altro. Per certi aspetti Antigone potrebbe anche essere letta come una donna che si sente vincolata a un esercizio di un dovere. Lei deve seppellire il fratello perché le leggi divine, le leggi non scritte le impongono questo, e si sente coartata. Tante volte anche nel nostro mondo contemporaneo la legge religiosa e la legge positiva vengono a uno scontro tragico, perché sono due doveri che devo rispettare la legge, ma devo rispettare anche il mio vincolo religioso che mi impedisce di fare certe cose, certe altre, eccetera. È l'assolutezza dei due comandi che determina la tragedia. Non è tanto il fatto che sia una coscienza individuale o è una legge oggettiva positiva, ma il fatto che siano affermati in modo assoluto. Questo perché, se è vero, sottoscriverei parola per parola quello che ha detto Luciano riguardo alla crescita esponenziale dei diritti e tutto quello che abbiamo detto, scritto, letto, ormai la critica ai diritti individuali si sta sviluppando abbastanza, perché anche Gustavo ne ha scritto, anche Roberto Binne sta scrivendo, insomma è un momento in cui in Italia c'è una coscienza vigile su questo punto, ma la soluzione non è sostituire i diritti con dei doveri assoluti, perché altrimenti ritorniamo a creare un'incapacità di stare di fronte a queste tensioni, che tali devono rimanere, perché è nel momento in cui uno dei due poli prevale sull'altro che la città implode, e in Antigone muoiono tutti, non si salva più uno, perché c'è stata questa prevaricazione di Creonte che l'ha imprigionata e poi dopo lei si è impiccata e tutto quello che ne è seguito. Dunque, quello da cui ci mette in guardia Sofocle è l'assolutezza dei comandi e quell'attenzione che ci dice il Coelet, non voler essere troppo giusto, non essere intransigente, che è sempre alla fonte di ogni tragedia
civile e che, date le nostre limitatezze della condizione umana, ha il suo antidoto proprio nell'avere un altro polo che gli si contrappone. Non è che dobbiamo passare dal linguaggio dei diritti a quello dei doveri, è che dobbiamo tenerli insieme. Non è che dobbiamo passare, diciamo così, dal governo al Parlamento, è che dobbiamo tenere un equilibrio dei poteri. È un equilibrio degli interessi, è un compromesso, certo, compromesso è una parola tipicamente politica, in ambiente giudiziario non si usa la parola compromesso, ma guardate che in ogni sentenza della Corte Costituzionale c'è la parola bilanciamento. Ditemi se non è la versione giurisdizionale di quello che è l'idea di venirsi incontro. Allora, a me pare che il messaggio da non perdere è esattamente questo, cioè, e i greci perché non esaltavano la democrazia in sé? Perché il loro ideale era prevalentemente il governo misto, proprio perché avevano quest'idea del potere che bilancia il potere, di un fattore umano, un fattore giuridico che contrappone, contiene il potenziale distruttivo che ha l'altro. Ci sono alcune righe, se mi consenti, Don Pino, certo. Quando Emone cerca di convincere, è l'ultima fase di Antigone. Emone, figlio di Creonte e promesso sposo di Antigone, sta cercando di l'ultima possibilità, raschiando il fondo del barile per cercare di evitare la tragedia. E che cosa dice? Sono parole, secondo me, straordinarie. Si rivolge al padre Creonte. Non chiuderti nella convinzione incondivisa che sia giusto soltanto quello che dici tu e nient'altro. Chi crede di essere l'unico ad avere saggezza o parola o animo quali nessun altro, una volta aperto si scopre che è vuoto. Un uomo, anche se saggio, non deve vergognarsi di continuare a imparare e di non essere rigido. Vedi come lungo il corso vorticoso dei torrenti gli alberi flessibili salvano i loro rami, mentre quelli che oppongono resistenza vengono distrutti fino alla radice. E così il timoniere che tende la scotta della nave, non l'allenta mai, finisce per farla ribaltare, navigare con il ponte capovolto. Piegati, concediti di cambiare idea. Se posso esprimere un'opinione, anche se sono giovane, dico che sarebbe molto bello se l'uomo fosse colmo di saggezza per natura. Ma poiché questo non accade quasi mai, è meglio che impari da chi dice cose giuste. A me questo brano colpisce tantissimo, perché è proprio quest'idea in cui l'uomo vive necessariamente in una parola bellissima di Romano Guardini, sospeso, in questa sospensione che è una tensione continua tra un polo e l'altro, in cui non puoi mai dire è così, è una continua ricerca, ma in questo faticoso ma affascinante essere continuamente sospesi c'è la bellezza della condizione umana, è l'unica possibilità che l'affermazione di un principio pur giusto nella sua parzialità non generi la tragedia. Non è un diritto di replica, ma è terzo intervento, breve. No, replica no, ma certamente, cioè, l'equilibrio di diritti e doveri è necessario, ma stiamo parlando un po' dell'oggi, senza, come dire. Ecco, c'è una cosa, c'è un punto che mi ha colpito, questa questione del corpo, della sepoltura del corpo. E pensavo che fosse una cosa, appunto, della tragedia. E poi guardando un po', riflettendo, studiando, ho visto delle cose che mi hanno colpito molto. Sapete dove è il corpo di Bin Laden? No, non lo sappiamo. Di Bin Laden? Non lo sappiamo. Che è stato precipitato in un punto di un oceano, non sappiamo quale. Che il corpo del nemico
il corpo di Saddam Hussein, pare che sia in un qualche paesino dell'Iraq, ma nessuno ha spiegato quale. Quando Benazir Bhutto era leader dell'opposizione in Pakistan, lei, il fratello, un movimento, era contro il dittatore dell'epoca che si chiamava Zia. Zia fece uccidere il fratello di Benazir Bhutto e vietò la sepoltura. Ma questo anni 70, non dopo Cristo, 1970. Vietò la sepoltura, perché il corpo doveva restare lì, a decomporsi, perché la miseria del corpo decomposto fosse un segnale per tutti. Negli anni 80, durante la guerra civile in Salvador, i paramilitari uccidevano i resistenti e lasciavano i cadaveri nelle strade, c'era il divieto di seppellirli perché tutti vedessero. Una ragazza, una giovane donna, si assunse il compito di farlo e fu uccisa. Allora, questa questione del corpo del nemico è una questione che ritorna, non finisce 2400 anni fa. E perché, cioè, l'esercizio del potere a volte prevede il dileggio, a volte prevede l'azzeramento. La mafia, quando vuole colpire qualcuno che è un suo nemico che è morto, distrugge la lapide, ma che ha un senso antropologico. Io distruggo quello che mi dice che lì c'è qualcuno, che c'è quello lì. Lì non c'è nessuno che valga, e distruggo il nome, distruggo la lapide e così via. Ecco, c'è una continuità di queste cose nella nostra vita civile che ci deve un po' far riflettere su come alcuni aspetti della vita di una polis, di appunto di due millenni e passa, due millenni e mezzo fa, poi ritornano perché fanno parte dei conflitti umani. E questo credo che sia la forza di queste tragedie. Mettono in campo questioni che poi o ciascuno legge nella modernità e li rilegge, e caspita, però non è che continua questa questione. E siamo sempre, però, vedete, al problema del valore dell'altro. Che l'altro, vivo o morto che sia, bisogna riconoscere un valore. E di qui nasce poi l'equilibrio diritti-doveri, diritti individuali, diritti sociali e così via. Tutto questo nasce di là, dal fatto che, ecco, su questo tema io credo che bisogna, lo si fanno, il mondo cattolico lo fa spesso, molto, ma insomma non bisogna avere ritrosia su questo tema, perché vedete, il fatto non riconoscere l'altro, ora prima si accennava al discorso di Ratzinger, il Parlamento, eccetera, se in Parlamento non riconosci che l'altro può avere ragione, viceversa, maggioranza, opposizione, è lo stesso, il comportamento è omologo da questo punto di vista, no? Così. E come si fa a innescare un rapporto di fiducia tra società e istituzioni? Se poi chi nelle istituzioni non riconosce il valore dell'altro, non si riconoscono reciprocamente come portatori di valori, e come fa quello che sta fuori di quel palazzo a dire, beh, costruiamo un rapporto di fiducia? È impossibile. Soprattutto perché, guardate, c'è un'altra, a mio avviso, deviazione che è nata da non riconoscere il valore dell'altro, che la rappresentanza politica sta diventando rappresentanza morale. Che cosa voglio dire? Non rappresenti un soggetto perché ha quelle opinioni che corrispondono alle tue e tu giustamente le rappresenti, giusto così. La rappresentanza morale è un'altra cosa. Io concepisco il popolo come un tutto unico, gli pongo davanti un tema di carattere etico e dico che questo è il tema che nel quale il popolo si identifica, tutto il popolo si identifica. E allora elimino i caratteri propri e dialettici della rappresentanza politica e vado a una rappresentanza di tipo monistico,
è indiscutibile, perché se rappresenti sulla base di un principio etico, come fai, o apparentemente etico, come fai a discutere quel principio? Ecco, allora vedete, sono tante le questioni che derivano dal non riconoscere l'altro. Antigone che non riconosce Creonte, Creonte che non riconosce Antigone, Edipo che non riconosce se stesso. E quindi prendere in mano questi testi, ridiscuterli con gli occhi di oggi, senza avere una cultura specifica che questi testi richiederebbero, ma avendo avuto comunque esperienze di un certo tipo, sia Marta che io, aiuta anche a calare nella realtà questo tipo di oggi, a trarre, come dire, non soltanto un soddisfacimento estetico dalla lettura di queste cose di straordinaria forza, ma capisci che sono cose, come dire, che stanno nei giorni nostri. Ecco, perciò il problema adesso non è tanto chiudere Antigone di Poggio. Non mi ricordo chi, un amico che ci ha accompagnato ha detto: ma adesso di quali altri miti vi occupate? No, dico, guarda. Di quali altri miti vi occupate? Non basta così. E non è tanto questo nel chiudere il libro. E secondo me fare lievito, fare qualcosa che in qualche modo riprenda nelle mani il filo dei doveri dell'altro e così via, che sono cose, non dimenticarsi di questo, credo che questo è il tema che abbiamo davanti. Poi ciascuno declinerà nella sua cultura, nei suoi luoghi, nel suo spirito e così via. Queste luci vuol dire che dobbiamo andarcene, mi pare, no? Che si abbassano periodicamente. C'è un abbassamento progressivo delle luci, sì, credo che sia, sì. Credo che mai avevo finito, no? Quindi questo volevo dire. È straordinario come, leggendo questi testi appunto di tanti secoli fa, viene fuori un parametri per la modernità, ecco, modelli per la modernità. E credo che questo sia l'aspetto più interessante, almeno per noi, credo che sia stato anche per Marta, più interessante. Poi interessare che non stiamo parlando di cose di ieri, ma stiamo parlando di cose di oggi. Mentre ascoltavo adesso Luciano Violante parlare, mi è tornato immediatamente alla mente quell'osservazione fulminante di un altro grande dell'antichità, di Aristotele, che nell'Etica Nicomachea, parlando proprio della giustizia, dice: qual è la caratteristica della giustizia? Mentre tutte le altre virtù perfezionano l'uomo in sé, la giustizia è l'unica che perfeziona l'uomo in rapporto all'altro. Ad alterum eis allum. Ecco, questa questione ci riporta non appena al titolo di questo volume, che potrete anche acquistare all'uscita chi non l'avesse fatto, ma ci riporta al cuore della convivenza, al cuore delle ragioni per vivere insieme, al cuore della dignità, non solo di chi è protagonista della vita sociale, ma anche delle persone più semplici, più umili, meno fortunate, anche di chi ha sbagliato poco o tanto e ha bisogno di ricominciare. Permettetemi di concludere, anch'io utilizzo una delle citazioni di una risposta di Marta nell'ultima parte del libro, anche qui qualche cosa di molto acuto, che dimostra in una personalità così sapiente come Ratzinger che la fede cristiana, come dice sempre lui, è un contributo, è la possibilità di una ragione aperta e di una libertà
da vivere insieme. E della Spesalvino, se ci fossero strutture che fissassero in modo irrevocabile una determinata buona condizione del mondo, sarebbe negata la libertà dell'uomo e per questo motivo non sarebbero in definitiva per nulla strutture buone. La sempre nuova faticosa ricerca, di retti ordinamenti per le cose umane è compito di ogni generazione. Non è mai compito semplicemente concluso. Da qui l'ultima parola è quella che dà il tema della serata, giustizia, la nostra responsabilità. Ringraziamo moltissimo i nostri due relatori, Marta Cartabia e Luciano Violante. Devo ancora darvi e dirvi alcuni avvisi a nome del Centro Culturale. All'uscita trovate il programma del Centro Culturale. Quest'anno il tema è lo stupore e all'origine del risveglio dell'umana coscienza, una frase del senso religioso di Giussani. Gli eventi, i corsi, le iniziative andranno a sviluppare il significato vivo e controcorrente di questo pensiero. Per questo vi invitiamo a darci il vostro sostegno e, se volete, associarvi qui all'uscita, potete farlo, o con le modalità che trovate nel nostro sito. All'uscita, ve l'ho già detto, trovate anche il libro che abbiamo presentato. Vi ricordo anche che presso il Centro Culturale è attiva la libreria che tutti, negli orari di apertura, potete visitare, potete fermarvi a leggere. Per rimanere aggiornati sulle date degli eventi, vi invitiamo a iscrivervi alla nostra newsletter e a seguirci sul nostro sito centroculturaledimilano.it. Prossimi eventi, 7 novembre, 18:30, pittura e concretezza della realtà, con Nicoletta Colombo e Elena Pontiggia sulla mostra che è esposta al Centro Culturale. Vi segnalo in modo particolare lunedì 12 novembre alle ore 21, Sala Sant'Antonio, l'Arcivescovo Emerito Angelo Scola ci presenterà la figura dei monaci trucidati a Tibirin, insieme al postulatore della causa di beatificazione, padre Thomas Georgeon. Se volete, vi invitiamo all'uscita a contribuire con un'offerta per le spese organizzative. Grazie a tutti e ancora buonasera.